Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Cari amici di Selfiamoci, non mi posso lamentare, il titolo di un romanzo che uscirà prossimamente in tutte le librerie a Cosenza e ne parleremo con il suo scrittore. Seguitemi. Ed eccoci insieme a Davide Imbrogno, giusto? Ciao, ciao Davide. Luigi, ciao. Buongiorno, benvenuto. Allora, simpaticissimo questo titolo. Non mi posso lamentare. Praticamente noi nel quotidiano quasi siamo sempre abituati a lamentarci, ci lamentiamo della qualunque, non ci sta mai bene niente e ci può stare magari alcune volte che non siamo soddisfatti. Ma intanto la mia prima curiosità è come nasce l'esigenza di questo titolo? Nasce proprio dal fatto che il titolo si basa su quello che è un luogo comune, no? Quello che diciamo ogni giorno, non mi posso lamentare, quasi come se ci volessimo autoconvincere della nostra condizione quotidiana e dire che ci può andare bene, ma alla fine pongo la domanda, è così per tutti? Non lo è? Non lo so, il personaggio del libro alla fine, dopo tutto quello che è la storia, no? Lo svilupparsi della storia, arriva a questa affermazione, ci arriva anche un po', abbiamo il finale, ma ci arriva insomma. Allora, stiamo parlando praticamente che questa è una piccola anteprima di quello che praticamente prossimamente troveremo in tutte le librerie nel Cosentino. E stiamo parlando di un romanzo, è la tua prima volta, la prima stampa? Sì, è il primo romanzo, il mio primo romanzo che scrivo. Avevo sempre lavorato con la scrittura fin da adolescente, però diciamo erano più scritture di racconti, roba che rimaneva diciamo nel cassetto e che non avevo mai tirato fuori. Poi la scrittura l'ho sempre utilizzata anche per lavoro, avendo lavorato e lavorando come copywriter, quindi nel mondo della pubblicità, o quella che è la scrittura filmica, quindi con scritture di sceneggiature per film e cortometraggi. E diciamo che un po' di esperienza alle spalle c'era anche scrittore. Assolutamente sì, anche se comunque la scrittura filmica rispetto alla scrittura proprio narrativa di un romanzo, ovviamente puoi capire bene che è diversa. Cioè, svegliamo qualcosa perché noi siamo curiosi, no? Cioè, ecco, che messaggio ci vuole dare questo romanzo? Di che cosa parla? Dove è ambientato? Il romanzo è ambientato in un paese della Calabria chiamato Bitero, che è un titolo, è un nome immaginario, insomma, ma in realtà parte comunque da ciò che ho visto e dalle esperienze anche vissute in quelle che sono, in quello che è stato il mio paese d'origine, che è San Benedettullano. Non a caso Bitero, il posto che narro, appunto, è un paese di origine Arbrecht, proprio come San Benedetto. Quindi ho voluto dargli un nome immaginario, ma in realtà comunque è molto legato alla Calabria, è molto legato a tutto ciò che è la nostra provincia, quindi comunque non è tanto immaginario. Ecco, e i personaggi sono sempre personaggi immaginari? Cioè, hai avuto dei riferimenti, ecco, autobiografici o comunque... Parto, io non mi definisco uno scrittore ma più che altro un narratore, amo osservare, guardare e poi scrivere ciò che vivo e vedo, chiaramente mettendoci poi un po' di fantasia. Non sarei in grado di scrivere un libro di fantascienza perché non ho tutta questa fantasia, devo sempre partire da ciò che vedo e da ciò che mi sta attorno, quindi ogni personaggio, perché è un libro che comunque ha una trama, ha un protagonista, ma comunque è un libro molto corale, in quanto troviamo molti personaggi, molte storie, oltre 50 microstorie che vengono narrate, e chiaramente ognuna di queste nasce comunque da qualcosa che ho visto e qualcosa che mi ha potuto ispirare, come è giusto che sia. Beh, certo, però tipo arrivare un po' al cuore di quello che è il romanzo. 50 microstorie, però fondamentalmente ognuna è legata fra di essa, oppure comunque sono singole fra di loro? Sono legate da quello che può essere una tematica, da quella che può essere anche un'ambientazione, cioè appunto l'ambientazione di un paese della Calabria, un paese del sud Italia. Quindi sono personaggi legati tra di loro e hanno in comune questo, hanno in comune lo stesso luogo nel quale vivono.
e da questo luogo possiamo capire varie somiglianze tra una storia e l'altra, ma ciò che appunto li tiene insieme è proprio questo paese chiamato appunto Bitero, che diciamo è il contenitore delle storie che poi vado a narrare. Cosa resta al lettore dopo che ha letto praticamente questo romanzo? Io spero che questo... Cioè, qual è il messaggio, ecco, in questo caso dello scrittore? Più che altro ciò che spero è che leggendolo innanzitutto ci possa essere emozione, ma anche qualcuno possa anche farsi una sana risata, perché in alcune parti è anche abbastanza ironico. Ho cercato un po' di fondere i due aspetti, diciamo quello più malinconico e quello più umoristico in parte. È un romanzo che parla alcune tematiche, anche se non sono partito nella scrittura appunto da una tematica, più che altro parto da una storia. C'è la tematica del ritorno, la tematica della ricerca della redenzione nell'uomo, o almeno è quello che in parte sono state le riflessioni che mi hanno comunque portato a scrivere questa storia. Questo, noi ovviamente ci auguriamo che questo sia la prima di una lunga serie. Grazie. Perché poi il tutto è iniziare, trovare il coraggio, trovare anche l'aggancio alla casa editrice, in questo caso che crede nel progetto. Certo. Nel tuo caso è il primo passo, hai già qualche altra cosa in cantiere, stai già preparando qualche altra cosa? Sto già scrivendo un secondo romanzo, perché questo lo avevo terminato, in realtà non è fresco, ma bensì è... L'ho finito di scrivere l'anno scorso, poi ho voluto tenerlo, anzi anche più di un anno fa, ho voluto tenerlo un po' fermo per rileggerlo dopo un po' di tempo e capire se ancora mi ci rivedevo in quello che avevo scritto, oppure farlo un po' maturare, no? come il buon vino. Beh sì, assolutamente, perché poi penso che tutti gli scrittori, non è mai buona la prima, c'è un ripasso, certo. C'è sempre una riscrittura, una seconda stesura. Sì, assolutamente, poi magari c'è da aggiungere qualcosa e lì si rischia che praticamente la pubblicazione di un libro poi venga slittata addirittura. Esatto, anche esatto, ad anni. Esatto, esatto. Ad anni. Noi ovviamente stiamo parlando di questa piccola anteprima qui praticamente quest'oggi, selfiamoci, però poi ci sarà anche una presentazione ufficiale. Quando e dove? Si terrà il 25 giugno, quindi domani, lunedì, alle 20:30 al Castello Svevo di Cosenza. Non sarà una classica presentazione, perché non amo molto le presentazioni. Mi raccontavi che avevi organizzato qualcosa di particolare? Sì, più che altro è un piccolo spettacolo dove parteciperanno, mi piace definirlo un palco da condividere, tra giornalisti, attori, musicisti, le presentazioni dove arriva l'autore, si siede, fanno le domande, un po' mi annoiano e non volevo essere il protagonista io della vedete, serata. Noi in questo evento diamo vita al libro. Bravissimo, esatto. Penso che sia... Questa mi piace molto. Dare molto vita bella. Al libro. Va bene, salutiamo gli amici, selfiamoci. Ciao a tutti e grazie. Grazie Luigi. Ciao e alla prossima. Cari amici di Selfiamoci, quest'oggi parleremo di musica, incontreremo un gruppo che nel 2015 si fece notare a livello nazionale. Scopriamo di chi stiamo parlando, seguitemi. Ed eccoci insieme ai GOPS, giusto? Ciao! Giusto? Allora, parlavo praticamente che nel 2015, ragazzi, vi siete fatti notare a livello nazionale, ma prima di tutto conosciamoci meglio. Siamo insieme ai GOPS, che sta per... Game Over Press Start. Siamo insieme a... Federico. Marta. Luigi. Eccoci qua. Allora, intanto ragazzi, voi che ruolo... La rappresentanza, citiamo anche gli altri, Francesco Borrelli, Gaspare Vinto e Paolo Scorsi. Diciamo voi siete i presenti. Intanto sì. Tu Federico, di cosa ti occupi? Io sono il bassista. Poi abbiamo... Cantante. La cantante è ovvio, non è il batterista, è il chitarrista. Non che cantante, anche il cantante. Sì. Allora ragazzi, la cosa che mi affascina del vostro gruppo che siete andati praticamente oltre lo standard, cioè di solito chi si affaccia nel mondo della musica ha un'ispirazione jazz, un'ispirazione pop, classica, tanti generi, voi praticamente avete scelto quella principalmente della cartoon, se correggimi se sbaglio. Sì, sostanzialmente abbiamo fatto un mix delle cose, nel senso che l'idea di fondo del progetto era un po' quella, inizialmente facevano solo
videogiochi, sigle di videogiochi, però si è deciso insomma di prendere le canzoni della nostra infanzia e mixarle con tutti quanti i nostri generi sui quali ci siamo formati, quindi dal jazz al metal al rock, quindi abbiamo fatto un bel mix riarrangiando le canzoni della nostra infanzia in questo modo, e poi diciamo che il risultato ha pagato, perché è andata bene, il sacrificio ha pagato. È andata bene perché poi voi nel 2015 avete partecipato praticamente a questo contest a Lucca, mi pare. Sì, noi abbiamo avuto la fortuna di partecipare al Lucca Comics, al contest del Lucca Comics. Il Lucca Comics, per chi non lo sapesse, è la seconda fiera europea del fumetto, prima la fiera italiana. È un posto meraviglioso con un intero paese, un'intera città chiusa nelle sue mura che diventa un qualcosa di magico. E abbiamo vinto il contest, forse probabilmente a mio parere anche per la nostra capacità di mixare un po', di passare da un genere all'altro. E con tutto quello che ne è derivato, perché insomma, ecco perché poi vi ha portato anche un seguito questo contest. Ha portato un seguito nell'anno tra il 2015 e il 2016 abbiamo inciso una sigla per la Rai, per Rai Gulp, un programma che si chiama Next TV 2.0. E attualmente ancora la sigla cantata da Marta qua presente è ancora la sigla del programma. E poi abbiamo avuto la fortuna di far gruppo spalla a Cristina D'Avena in una tournée, tournée italiana, sì. Com'è stato lavorare con Cristina D'Avena, Marta? Tu magari che essendo cantante l'hai vissuta più in prima persona. Guarda, è stata un'emozione allucinante. Poi magari pensare a Cristina, pensi comunque a degli spettacoli sì simpatici, però non. Invece lei ha dei concerti di una portata pazzesca. Il palco di Etna Comics, per esempio, è stata un'esperienza allucinante. Tra l'altro con lei abbiamo anche partecipato ad un disco, in una compilation con lei, un altro gruppo che era insieme a noi in quell'esperienza, insomma, che è stata. Te le ricordi, che salutiamo anche loro molto. È stato bellissimo, abbiamo suonato all'Etna Comics, siamo stati a Verona, siamo stati sul palco del Radio Bruno, che è stata un'esperienza allucinante, abbiamo suonato con gli Stadio, Ron, Giusy Ferreri, Marco Masini. È stato un anno bellissimo. Cioè, condividere bellissimo. Il palco con questi che diciamo, sì. Per noi sono mostri sacri della canzone italiana, vivere con loro dietro lo stage è stato una cosa. È stato comunque emozionante. Emozionante. Sì. Anche perché voi, suppongo che iniziate quasi per gioco. Sì. Iniziando per gioco rischiate giocando, perché comunque non tutti si affacciano a un genere dedicato ai cartoni animati. Esatto, lo fece Cristina D'Avena anno or sono, anche perché fu l'unica pioniera al riguardo, almeno per quanto riguarda i cartoni animati cult degli anni 90 fino a qualche anno degli anni 2000, e poi resta praticamente un'icona per sempre, perché quando sì, si pensa a un cartone animato subito viene associato a Cristina D'Avena. Voi avete fatto più o meno questo percorso e siete stati pagati e ripagati di questo sacrificio. In questo diciamo sottolineiamo che veramente il promotore del progetto e quindi chi ci ha creduto, chi per primo è riuscito a vederci lungo in questo, è stato Gaspare, il sassofonista, che ha avuto veramente il guizzo di fare qualcosa di diverso e di buttarsi nel campo con le nostre competenze, con le sue competenze e le nostre competenze. Allora, io intanto sono curioso di ascoltarvi e di rivivere, ecco, un'emozione dei cartoni animati del passato. Un ritorno all'infanzia. Sì. Andrea e Giuliano incontrano Licia per caso. Poi Mirko, finita la pioggia, incontra e si scontra con Licia. E così il dolce sorriso di Licia nel loro pensiero ora c'è. Kiss me Licia, certo il loro cuore palpita d'amore. Beh, era stupendo, vedi? Anche perché poi questi sono anche degli arrangiamenti di una semplicità e di un'orecchiabilità fantastica. Sì. Facile da ricordare. Da ballare anche. Anche da ballare. C'è molto ska dentro, c'è molto. Guarda, abbiamo molto ska. Partecipazione si punta anche su questo.
grandiosa ai concerti, cioè anche da chi non te l'aspetti, magari sì, chi ha vissuto tutti come un noi po' diffidenti anni... all'inizio naturalmente, sì, poi invece che si sciolgono inevitabilmente. Sì. Sì. Su cosa state lavorando adesso, ragazzi? Perché questo del 2015 è stato, diciamo, l'ultimo traguardo, suppongo che voi non vi siete fermati lì. No, no, assolutamente. Beh, questo nostro prossimo obiettivo, che almeno quello che vogliamo raggiungere, è sicuramente entrare nella strada dei comics, quindi ci interessa tantissimo questi palchi qui di giusta portata, di giusto stile, quindi di evitare di fare cose che magari sono lontane da quello che è il nostro progetto e di conseguenza valorizzarci un po' di più, in quanto comunque di strada un pochino ne abbiamo fatta, quindi è giusto proseguire su questa linea e non magari rientrare in altri contesti. Pensate che ci sia mercato a sufficienza per quanto riguarda questo genere? Perché poi pensare all'evento Comics è un evento che per ogni città, per ogni regione ce ne sia una tantum all'anno, poi magari rischiate che durante l'anno il tutto si fermi. Pensate, certo, di portare anche questo progetto anche nella consuetudine, magari fare degli eventi dove si richiede proprio appositamente questo genere? Allora, guarda, in generale il movimento, noi quello che abbiamo costato in questi anni, il gruppo c'è da mai più di 9 anni, forse 10 anche del tutto, anche 10, sì. In questi anni l'abbiamo visto veramente evolversi molto, già a Cosenza rispetto a 3-4 anni fa veramente sono state 3-4 fiere del fumetto, un festival del fumetto molto importante. Quindi c'è c'è sia molto pubblico che una diversa attenzione di tutto l'ambiente, quindi c'è una crescita. L'apertura su altri fronti, perché no, anzi, diciamo che puntiamo a proporci in un ambiente che rispecchi un po' anche le nostre dinamiche da un certo punto di vista, e il nostro concetto è quello di fare divertire e quindi portare un po' a ballare e a divertirsi. Quindi ben venga. Perfetto, io sono curioso di riascoltare la nostra Cristina D'Avena calabrese. Tra l'altro, quando l'ho vista cantare per la prima volta insieme vicino a Cristina D'Avena, quando ho visto Cristina D'Avena penso che la stava tremando come una foglia, però ha tenuto il palco in un modo... No, in realtà i primi 2-3 minuti sono stati di panico, però no, poi dopo... l'adrenalina giusta del palco. Davanti a palchi belli grossi e belli pieni, veramente ha tenuto il palco... Mi vogliono da bene, star, grazie, da grazie, star. Grazie. La fan girl. Le alghe del tuo vicino ti sembra più verdi, sai. Vorresti andare sulla terra, non sai che gran sbaglio fai. Se poi ti guardassi intorno, vedresti che il nostro mar è pieno di meraviglie. Che altro tu vuoi di più? In fondo al mare, in fondo al mare, tutto bagnato è molto meglio, credi a me. Quelli lassù che sgobbano sotto quel sole svengono, mentre qua sotto ce la spassiamo in fondo al mare. Beh, stupendi ragazzi. Allora, noi vi auguriamo in bocca al lupo ai vostri progetti, perché suppongo che... questo è stato praticamente l'inizio di una lunga serie, quindi non possiamo fare altro che augurarvi il meglio per voi. Salutate gli amici Seffiamoci. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Grazie. Ciao ragazzi e alla prossima. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.